continua a ribadire il concetto che dovete appunto scrivere dei messaggi, anche come sta facendo Giuseppe, come stanno facendo tante altre persone, anche per approfondire un po' questo tema, perché finora non abbiamo mai avuto in radio un pittore che potesse appunto esprimersi e parlare in questo ambito. 393 18 48 000 per chi volesse mandare messaggi inerenti a questo tema, e poi www.radioazzurranetwork.it ci potete seguire e chattare con noi tramite la web chat. E allora Mauro, poco fa, naturalmente noi quando non siamo in diretta parliamo di tantissime cose. Sì. Tu ora di cosa volevi parlare? Parliamo un po' appunto delle varie mostre che hai fatto e che fai, soprattutto le persone con le quali hai collaborato. Sì. Niente, ho fatto circa un anno e mezzo fa la mostra a Salemi, la piccola comunità provincia di Trapani, in cui è venuto il sindaco Vittorio Sgarbi, che attualmente è il direttore della Biennale di Venezia e poi di Unitalia. Tra l'altro io non sto partecipando a questa Biennale di Venezia perché praticamente sono stati un sistema dell'arte un po' complesso, così come il sistema musicale, sa che molti musicisti, così come anche degli artisti, oggi sono prodotti e non sono veramente autentici. Però in pratica alla Biennale di Venezia ci sono 200 artisti e più di 200 artisti. Io non sto partecipando anche perché giustamente, pur avendo 26 anni, ancora un'età un po' così, sono a passo della gavetta, speriamo che appunto duri questa gavetta. Ecco, adesso perché... nel mondo dell'arte, cioè quando si è troppo vecchi e quando si è troppo giovani? In realtà ci sono artisti come Caravaggio, come Ego Schill, che sono molti giovanissimi, cioè a 25 anni, a 35 anni. Tu pensa quelli maledetti. Quelli maledetti. Io amo questi artisti un poco, perché realmente quando vedo un'opera di Caravaggio, quando vedo opere di Modigliani, il poeta maledetto così, il pittore maledetto, invece il poeta maledetto è Baudelaire, mi innamoro effettivamente, e a volte mi commuovo. Però in pratica qual è il discorso? Il discorso è che a volte un artista, un essere umano in 20 anni può dire come Jim Morrison, può dire cose rispetto a molte più cose rispetto a un settantenne che magari vive 70 anni nell'oblio. Comunque non c'è un'età. Non c'è un'età, no. Ma è bene partire sin da subito da bambini ad avere proprio la tecnica, perché ripeto, sì, cioè io non mi posso improvvisare una pittrice. No, invece oggi qual è il discorso? Oggi tu appunto sei una speaker, sei una donna, stai cominciando appunto a muoverti in mondo spettacolo, è una showgirl, una modella. Però il discorso qual è? Però se c'è una persona, quali imprenditori, gente del mondo dell'arte, quali galleristi, e vogliono promuoverti, tu crei una cosa, è un oggetto banale che possa essere provocatorio, e questo oggetto può essere sintomo di che possa valere miliardi, come da Venisti in Inghilterra, che appunto il teschio ricoperto di Swarovski è l'opera attualmente più prezzata, come così come il suo Cattelan. Invece questi artisti non sono artisti che realmente è un po' come le persone che fanno l'amore non toccandosi, cioè nel senso non sono artisti perché non toccano l'opera d'arte, cioè nemmeno la creano, hanno i soldi, pagano in pratica l'artigiano che glieli crea e subito decidono attraverso alcuni galleristi il prezzo, che quindi schizza tramite alcuni contatti eccetera. Ma realmente non c'è più il discorso se io voglio scrivere una poesia non scrivo più la poesia, così come se voglio fare l'amore con una donna non faccio più l'amore con la donna ma faccio pagare una persona, cioè è un po' un soggetto perverso l'arte oggi. E quindi il discorso qual è? Prima l'arte, così come ogni sentimento, come fattore etico, sociale, umano, anche il rapporto umano, è giusto, hanno delle regole in qualche maniera, cioè se un oggetto, un artigiano deve fare un qualcosa, deve crearle con le proprie mani. Invece si è persa la manualità, la tecnica appunto, e quindi io magari dipingo, disegno, ho fatto i studi in maniera specifica tutta la vita, però cerco di rompere le regole perché il mio proprio stile in quanto riguarda è rappresentato l'universo femminile delle donne. Però molti artisti oggi fanno qualsiasi cosa, cioè nel senso prendono... Quindi non partono dalla tecnica? No. Cioè, molte di queste persone magari, perché c'è stato il concetto filosofico degli anni 80, anni 60, la trans avanguardia, quindi Burri, il concettualismo, il minimalismo, quindi il discorso qual è? Tu puoi trovare in un grande museo come il MoMA di New York, un museo più importante al mondo, come il Museum, cioè tu prendi... Sì, arte moderna, sì. Tu prendi una sedia e metti sopra lì una Coca-Cola. Ed è arte, cioè in pratica ci sono le persone che dicono questa opera, infatti molte persone che... Io a casa mia ne faccio arte in continuazione. È vero. Tra l'altro c'è il film di Alberto Sordi, che Le vacanze intelligenti, che lui in pratica si perde, perde la moglie cicciottella pacchiona, si perde lì per la Biennale di Venezia in un padiglione di arti visive e si siede. Nel frattempo ci sono inglesi, francesi che guardano questa signora stanca e pensano che sia un'opera d'arte, giustamente gli inglesi, i tedeschi,
pensano che questo sia a te. Invece quella, e Alberto dice, oh vai via, che sta qua. E dico queste cose, è così l'arte, è così un po' tutto oggi, la politica. Sì, infatti oggi comunque si è un po' perso, a mio avviso, il proprio il concetto reale di fare arte, con una tecnica prima. Va bene, comunque di questo e tanto altro continueremo a parlare. Intanto continuiamo sempre qui a Love & Sex, Radio Azzurra, la grande radio del sud, a trasmettere buona musica. Raff, con un'emozione. Parlando qui per la prima parte di Love & Sex del rapporto tra la pittura e il corpo femminile, soprattutto in compagnia di Mauro Di Girolamo, Mauro il pintore. Infatti per chiunque volesse aggiungerlo su Facebook lo trova con Mauro il pintore, giusto? Sì. E invece Mauro, dimmi appunto, dato che poco fa abbiamo un po' parlato di quello che hai fatto, il fatto che hai dipinto anche a Montmartre, che ti piace dipingere dal vivo, sì, per quella painting. L'ho fatto anche presso il museo a gennaio, a gennaio di quest'anno l'ho fatto presso il museo del baile flamenco e in pratica attualmente il museo e il flamenco è stato denominato patrimonio dell'umanità proprio perché è un linguaggio espressivo in cui rappresenta il teatro, la danza e quindi anche l'arte visiva, rappresentato dalle ballerine, una ballerina famosa, Sonna Casas, e oltre a degli attori o anche cantanti come Nina Zilli, questa donna particolare affascinante. Io adoro particolarmente. Sì, sì, sì. Il suo stile, la sua eleganza e niente, ho fatto una mostra presso il comune di Palermo al Seo dei Crociferi grazie all'assessore Maurizio Carta e poi in pratica attualmente sono verso il Crepino al Mare, sto esponendo delle mie opere e il Crepino al Mare si trova a Piazza Cabotta a Mondello, è una splendida villa del presidente appunto Pietro Ferrotti che tutti fra l'altro tutti i soci possono partecipare, non solo, perché fra l'altro ora è un gossip che se si può dire appunto si sposerà la Bagnato con il Cacciatore. Wow. E quindi prossimamente il presidente appunto Pietro Ferrotti si occuperà di questa festa, di questa grande con dei stilisti eccetera. Comunque e tu sarai lì presente fino a quando? Fino a fine settembre, già da gennaio che sto esponendo, fino a fine settembre farò le performance insieme ai ragazzi della scuola del Cinema del Sud e il mio amico regista Giuseppe Paternò, che è un bravo direttore e regista emergente del territorio appunto palermitano. E niente, questo. Quindi per chiunque appunto volesse visionare le tue opere, visto che questa sera ne abbiamo parlato moltissimo, devi andare appunto a Mondello fino a settembre. Sì, sì, poi c'è un atelier in via Clittone numero 20, altezza Cuba Catafini. Aspetta, diciamolo meglio così. Oh, un atelier. Sì, atelier, perfetto. Dove? Via Michele Ditone. No, così, così vengono direttamente. Allora, sì, allora, ho un atelier in via Michele Ditone, altezza Cuba Catafini, vicino appunto al Cinema Marconi. Sì. E allora ho questo atelier di 100 metri quadrati con opere molto grandi, pittoriche. Per chi volesse, possono comprare, certo, ci sono opere di piccole dimensioni e anche grandi dimensioni. Comunque sto progettando più che altro il prossimo anno, in fase così definitiva, di fare una mostra e fare un live painting in una zona al di fuori appunto dell'Europa, chissà, vedremo, non so. È importante fare qualcosa al di fuori, oltre che sì, infatti tu mi dicevi proprio questo poco fa, cioè non tanto puntare sfortunatamente sulla propria patria, ma l'espatriare. Sì, è sempre così. Ho vissuto in Spagna, ho avuto molti consensi in Spagna, anche ho fatto le performance in Scozia a Glasgow l'anno scorso. Ho fatto un affresco presso il Centro Italiano di Cultura. È importante giustamente non solo per chi fa l'artista e vuole emergere nell'arte ma anche nel mondo spettacolo, c'è appunto il detto nemo profeta in patria, perché magari per chi vuole emergere ed essere apprezzato anche nelle prove terre è importante, è un po' come questa terra per certi versi ama e fa emergere i propri talenti, proprio per certi versi li butta fuori, cioè nel senso li getta, o perché ce ne sono troppi magari e quindi c'è molta concorrenza, anche se poi alla fine io credo che per chi ha capacità può emergere da solo, non c'è bisogno di niente, cioè né di spinte di vario tipo, questo. Bisogna credere soltanto nel proprio talento e riuscire appunto a fomentarlo e ad andare avanti sempre seguendo una rotta. Va bene, grazie mille, grazie Mauro, naturalmente noi ti ringraziamo e soprattutto ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti e che ti hanno mandato dei messaggi. Grazie mille, grazie a tutti, un bacione. Ti hanno chiesto. Quindi noi salutiamo appunto Mauro il pintore, Mauro Di Girolamo, quindi rimanete sintonizzati naturalmente con me, perché tra un po', essendo le 23.03, comincerà la seconda parte di Love & Sex e parleremo un po' di sesso. Quindi nuovamente grazie Mauro e ti inviterò... Guarda un po' di quella cosina lì. Oh, dico, già il fatto che hai detto il pannello, eccetera, era già fatto. Supplimo tutti i miei sfoghi così ancestrali, rabbiosi e solo nell'arte, sinceramente. Però giustamente si vede nella strada, camminando, che molti uomini più che altro vogliono esibire il proprio fallo sessuale tramite la Mercedes, invece cioè, una persona può essere tranquilla anche con niente. Ma essere appunto maschile.
Sì, ecco, uno può essere anche, uno può essere anche maschio, posteggiato in via Maqueda con un bello carretto siciliano. No, forse quello addirittura lui è molto di più rispetto a quelli che hanno è al cubo. Va bene, nuovamente grazie.